Non importa quali erano i piani, non importa ciò che pensavi sarebbe accaduto. La vita ci colpisce, la vita ci cambia i piani, la vita ci mette in situazioni in cui non pensavamo mai di poter capitare. E questo succede a tutti, qualsiasi sia il piano, qualsiasi sia l'obiettivo, ci troveremo in un posto in cui colpiremo quel muro, in cui sbatteremo addosso a una sconfitta, in cui cadremo, in cui ci sentiremo al tappeto e di fronte a queste sconfitte, di fronte a questi colpi della vita che ci arrivano, molti decidono di mollare, molti decidono di tornare indietro, molti decidono di tornare a casa. Molti si rendono conto che non faceva per loro, molti lasciano perdere. Ma ci sono alcune persone che si rifiutano di tornare indietro. Ci sono alcune persone che non decidono di rinunciare. Ci sono alcune persone che decidono che quel muro va buttato giù. Ci sono alcune persone che non si lasciano intimorire. Ci sono alcune persone che sono pronte ad affrontare questi colpi. Ci sono alcune persone che sono pronte ad affrontare queste situazioni difficili. Ci sono alcune persone che quando sono a terra si rialzano e vanno avanti. Un centimetro alla volta, un millimetro alla volta, finché continuano a muoversi, non si fermano, e finché una persona non si ferma davanti a niente, diventa inarrestabile. Inarrestabile non significa che andiamo più veloci degli altri, non significa che arriviamo prima degli altri, inarrestabile significa che non ci fermiamo mai, qualsiasi cosa accada, e quando siamo in grado di non fermarci, quando siamo in grado di non perdere la nostra energia, quando siamo in grado di non perdere la nostra motivazione, allora diventiamo infermabili, e quando diventiamo inarrestabili possiamo andare avanti, davanti a tutto, perché quando la vita ci colpisce ci mette al tappeto e noi ci rialziamo e la cosa continua, continuiamo ad imparare, continuiamo a diventare più forti, continuiamo a diventare padroni di noi stessi, continuiamo a diventare la persona che vogliamo diventare e ci rifiutiamo di avere paura, ci rifiutiamo di fermarci, ci rifiutiamo di tornare indietro perché ormai abbiamo dato troppo. Ormai abbiamo dato troppo a questa cosa per lasciarla perdere. Ormai abbiamo messo in palio troppa emozione, abbiamo messo in ballo troppa energia. Abbiamo dato troppo tempo per tornare indietro. Adesso è il momento di prenderci quello che è nostro, adesso è il momento di guardare in alto, rimboccarci le maniche e andare avanti. Perché quando ci mettiamo in testa che ce lo meritiamo, quando ci mettiamo in testa che siamo all'altezza di farlo, quando sappiamo che nessuno può bloccarci, quando sappiamo che nessuno può impedirci di arrivare, perché noi andremo avanti anche se piano e abbiamo la pazienza necessaria per continuare a lavorare. Quando nessuno deve chiamarti, quando viene da dentro di te, quando ce l'hai nel sangue, quando ce l'hai nel DNA, quando decidi che è la tua strada, quando decidi che arriverai fino in fondo, quando vuoi raggiungere quell'obiettivo, adesso devi darmi di più, adesso devi dare tutto quello che hai dentro, adesso non puoi fermarti. Non puoi arrenderti, devi darmi tutto quello che hai, perché è qui che si fa la differenza. È possibile vivere tutti i tuoi sogni, è possibile realizzare quegli obiettivi, è possibile vivere la vita che vuoi vivere, ma devi metterti in testa che adesso devi fare la differenza. Devi darmi tutto quello che hai dentro, non devi fermarti davanti a niente, non devi fermarti per nessun motivo al mondo. Devi darmi tutto quello che hai, devi arrivare dove vuoi arrivare, devi raggiungere i tuoi obiettivi. Devi vivere la vita che vuoi vivere.